che dovete sapere una cosa. Lui all'età di 14 anni ha cominciato a scrivere le sue note spirituali, le note che molti di noi fanno durante gli esercizi o altre esperienze religiose. L'ha cominciato a 14 anni e l'ha continuato fino alla fine. E oggi esiste questo volume che non ha la pretesa di essere un manuale, un testo ufficiale di ascetica, di mistica. Sono le confidenze di un'anima con il suo Dio. Si chiama Il giornale dell'anima. E ha fatto il giro del mondo. È stato tradotto in più di 20 lingue, credo che sia anche nella vostra lingua, in portoghese e brasiliano. Va bene? Sì. Quando erano tutti piccoli quadernini scritti con la pennino d'acciaio in inchiostro, li teneva molto cari. Una volta io gli dissi che intendevo pubblicare molti dei suoi scritti, e siccome ha avuto parecchi periodi della sua vita, dicevo, i primi volumi li chiamo Bergomensia, per ricordare la sua Bergamo, poi gli altri li chiamerò Romana, perché rappresentante del Papa per 30 anni nel mondo, poi Veneta, Venezia e poi da Papa. Lei mi ha detto no, adesso, quando sarò morto? Però se guarda che la mia anima non è nei miei discorsi o nei miei piccoli lavori storici, è in quelle agendine, piccole agende in cui io ho scritto la mia anima. Quando io ho morto ho pensato, voglio pubblicare tutto questo. E siccome una delle parole che più mi ha colpito è di San Giovanni Crisostomo e dà il titolo a tutto il libro, ma è anche il titolo della sua vita, è scritto in latino questo titolo: Simplex esse cum prudentia hoc est culmen philosophiae christiane et hoc est vita angelica. Questo consiste la vita angelica. Mi è piaciuto molto, ne ho parlato tante volte, l'ho commentato per me. Ma il commento più bello di questa parola, semplicità e prudenza, lo dà un grande scrittore francese, Georges Giorgio Bernanos, il quale alla domanda, ma chi è il santo? E lui dice, si può anche dire chi è l'eroe della scienza o della patria? Bene, della cultura, della letteratura. Cioè, chi è il santo, o l'eroe, o il dotto? È colui che non è mai uscito dall'infanzia, è rimasto bambino. Momento. Ma questa infanzia l'ha via via cresciuta, col passare del tempo, nella misura della sua vocazione e della sua missione. Chiamato al sacerdozio, è rimasto un bambino, ma ha elevato la dignità che lui doveva, di cui doveva essere investito, sacerdote, e della sua missione. Si può dire che ha esercitato tutti i gradi della vita pastorale, va bene, della Chiesa Cattolica. È stato sacerdote del popolo, è stato segretario del vescovo, fatto esperienze di insegnante in seminario, ha girato tutta l'Italia per parlare ai piccoli, ai poveri, ai sacerdoti, ai seminaristi, alle suore, della vita missionaria. Non si concepisce l'essere cristiani senza essere missionari, che tra parentesi è quello che ci sta predicando ogni giorno. Papa Francesco, hai ricevuto questo dono da Dio, non lo puoi tenere per te. Lo devi esprimere con la parola, ma soprattutto con la vita. Dunque, è cresciuto, è rimasto l'animo innocente del bambino, ma è cresciuto a misura della chiamata che ha ricevuto e dei compiti che gli sono stati affidati fino al supremo, al sommo pontificato. Io ho passato accanto a lui dei giorni, direi, di paradiso, ma sapete,
tutti i giorni. Il momento più bello era quando lui celebrava la messa e io gli ero a fianco per voltare le pagine del messale, per essere a servizio, come un cerimonia. Ma sapete, io lo guardavo la sua nuca, i suoi capelli, le sue mani, nulla di sensazionale, tutto molto semplice, ma molto bello, molto interiore. Quando lui pregava, sembrava che fosse come un pesce immerso nell'acqua. Era nel suo ambiente, nel suo clima, la preghiera. La cosa che più mi ha colpito nella vita di Papa Giovanni, e lo dico per voi, giovani, perché lo diciate ai giovani, lo scrive nel suo giornale dell'anima: durante tutta la mia vita mi sono confessato ogni settimana, di venerdì, vicino all'ora che ricorda la morte di Gesù. Mi sono confessato ogni settimana. E dice, e questa fedeltà alla confessione mi ha tenuto umile, mi ha fatto capire che senza l'aiuto di Dio non c'è possibilità per noi di vera salvezza e di vera pace. Quando lui nel suo giornale dell'anima, ad anni 80, fa un corso di esercizi personale per celebrare i suoi 80 anni, comincia con l'esame di coscienza, confite, ordeo, onnipotente, sono un piccolo peccatore. Poi parla soprattutto di questo che è lo specifico del cristiano e del sacerdote, l'obbedienza, l'umiltà, la carità, la castità. E di ciascuna di queste virtù fondamentali dice: ho sempre obbedito, ho sempre fatto con diligenza le mie pratiche di pietà, ho sempre amato e perdonato. Per quanto riguarda la castità, Dio, nella sua bontà, ha voluto e mi ha concesso di conservare illibata la mia stola battesimale. Quando un uomo a 80 anni può scrivere questo, voi vi domandate: o questo è un mentitore o questo è un santo? Ma come poteva mentire l'uomo trasparente? La sua anima traspariva dagli occhi e dal sorriso. Era consapevole degli anni che passavano, anche della vecchiaia che veniva innanzi, e lo diceva in forma familiare. Diceva: amici miei, quando mi faccio la barba la mattina mi accorgo che invecchio, il mio colore, le mie guance non sono giovanili, però mi accorgo di una cosa, che Dio mi ha dato due occhi e un sorriso. E io dico tante volte ai giovani: la tua nonna, magari senza denti, ha le rughe, così, ma tua nonna è bella. E sai la bellezza dov'è? Negli occhi. Anche il vecchio può avere gli occhi di un bambino innocente. E il sorriso, caro, il sorriso che ti insegnano anche attraverso la radio, la televisione, gli incontri. Anche tutti i battimani che noi facciamo. Si tratta di chiasso che non produce niente. Per sorridere, per avere il sorriso disegnato sulle labbra e sentirlo quasi come una eco nelle tue parole, bisogna essere uniti a Dio. Non c'è nient'altra soluzione. Bisogna fare una scelta radicale di Dio. E Papa Giovanni questo l'ha fatto da ragazzo, adolescente, sino alla morte. Anche morto aveva il sorriso sulle labbra. L'esperienza più bella per me è stata questa di accorgermi che ero accanto ad un angelo di Dio. Anzi, io non mi sono mai voluto chiamare segretario di Papa Giovanni, no. L'ha scelto lui veramente, me l'ha detto lui, un termine della bassa latinità, contubernale, che significa è la persona che vive con te, ti sta accanto, ti ascolta, non parla, ti ascolta.
eseguisce quello che tu gli dici. Mangia anche un boccone con te, prega con te, soffre con te. Ho detto, io sono stato accanto a Papa Giovanni, dunque non come un segretario, mi guardo bene di mettermi accanto a lui. No, io sono un chilometro lontano da lui. Come tutte le fotografie che sono state fatte testificano che lui camminava, io ero sempre mezzo metro indietro. Ho sentito un rispetto sacro, ho visto in lui l'immagine di Dio, ho visto in lui l'uomo che respirava Dio, ho visto l'uomo che aveva ricevuto i tre doni che Dio concede solo a chi li implora umilmente. Quali sono questi tre doni? Ascoltare Dio. Non chiacchierare, non domandare la grazia per star meglio del dottor, del mal dei denti che so io, di trovare un posto. No, la prima grazia, ascoltare Dio, che del resto è una delle prime parole della Bibbia. Shema Israel, ascolta. Mentre noi purtroppo poco ascoltiamo e troppo parliamo. Ascoltare Dio. Dopo che hai ascoltato a Dio, impara, chiedi la grazia di parlare a Dio. E siccome Gesù lo sapeva, ci ha detto lui come dobbiamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli. Quello è il modello di tutte le nostre preghiere. Ascoltare Dio, parlare a Dio. Dopo che hai ascoltato Dio e hai parlato a Lui, puoi anche permetterti quel consenso della Chiesa, se fai parte di una famiglia religiosa, di un'istituzione, di un cosiddetto movimento ecclesiale, puoi anche parlare di Dio ai tuoi fratelli. Ma se non hai ascoltato Dio e non sai parlare a Lui balbettando come un bambino timido, ma che cosa vai a raccontare all'umanità? Che cosa vai a raccontare? Fate questa riflessione mentre domandate a me di Papa Giovanni perché tanta gente corre in piazza San Pietro, perché sentono che quest'uomo che parla non lo fa per farsi applaudire, non gliene importa proprio niente, perché dicono che è bravo, che è un genio, per me è un genio, soprattutto è umile. Papa Giovanni mi diceva, quando sono stato eletto Papa, e vestito di bianco, mi hanno portato al balcone per dare la prima benedizione. E io ero tutto contento di vedere la folla. Lui stava volentieri in mezzo alla gente, come fa Papa Francesco, no? Ma sono arrivato sul balcone e le lampade delle televisioni e dei cineprese mi hanno accecato. Non vedevo niente. Cioè, ho visto una folla tumultuante che applaudiva, ma non ho visto niente, ero un po' mortificato. Dice, beh, ho dato la benedizione e ho fatto per rientrare dal balcone. E davanti a me c'era quello che porta la croce, col crocifisso rivolto a me, ho guardato Gesù e mi è sembrato che mi dicesse, Angelino, hai cambiato nome e ti chiami Giovanni adesso? Hai cambiato vestito? Sei vestito di bianco, sei il Papa, ricordati che se tu non rimarrai mite e umile di cuore come me, dice Gesù, non vedrai niente, sarai cieco. Se vuoi vedere la Chiesa, vedere l'umanità e portare il mio messaggio che è di civiltà, di umiltà, di amore, di collaborazione, devi essere mite e umile di cuore.